Due brani del nostro libro. Il primo è stato scritto da un pescatore di 91 anni e dice, chiaramente è una lettera che questo pescatore scrive ad Angelo, che era un pescatore. Noi siamo una famiglia di pescatori, che il nostro padre, che aveva la terza elementare, ci ha insegnato che la cosa più importante era la cultura, e Angelo aveva la licenza classica. Allora, Angelo, scusami, ma tu al di là sei ancora il sindaco pescatore? Digli che un vecchio pescatore a Ceronese ti imparò a fare il pescatore, ma tu ci hai insegnato a fare il sindaco. Ricordo il tuo primo peschereccio, si chiamava Graziella, e tu per via radio mi chiamavi dicendomi: mi trovo a quel punto, questa profondità, dove sono gli scogli, dove sono i residui di guerra. Angelo, non solo ricordi, che io ricordo. Angelo, la mattina quando passava davanti al bar la lucciola, tu mi chiamavi: zia Kittler, vieni, il caffè. Tu seduto all'ombra di una vecchia palma mi chiedevi: parlami un po' della guerra, della prigionia. Però a Angelo piacevano più quelle della prigionia, avventure da non credere, quelle del campo 307. Un ricordo che solo la morte potrà cancellare. La grande fame e la grande sete. Ricordo un bel particolare all'entrata del cancello. C'era una lapide fatta dagli italiani. Dato che il campo 307 era nei pressi di Suez, a ridosso di una duna, si vedeva il Mar Rosso e il Monte Sinai e il canale di Suez. E per ricordare la lapide diceva così: acque che solcate questo placido canale porta un saluto alla patria mia lontana, ammantata di fiori di primavera. Poi qualche tempo tornato in Libia ci furono le grandi avventure che piacevano ad Angelo. Hai visto, Angelo, quante cose ti ho detto? E ora un saluto perenne. Angelo, addio, Angelo, per sempre, mai più ci rivedremo. Achille, 91 anni. Sono altro che dei contadini prestati al mare, ecco perché noi ci troviamo bene con voi. Voi, gente di pianura, avete accolto gente di mare, e questo passaggio è indicato proprio al porto, che si intitola il porto dei sogni. Il porto è un punto strategico di ogni luogo di mare. Prima quello di Acciaro era vecchio, scarsa protezione, pochi posti barca, stava morendo. Una stretta curva, un punto interrogativo naturale, un'insinuazione, più che l'insenatura lo conteneva e ne circoscriveva la capacità operativa. Il porto è vita che va vissuta, è acqua, aria, luce, spazio di manovra. Il porto è l'orizzonte che si avvicina, l'attesa che finisce, il punto di arrivo di misura, è il movimento, turismo, turisti, gente, soldi. Il porto è un uomo con la bandiera in mano. Il porto sono i pesci che vi vivono, le barche che vi sossano. Il porto è una casa, una famiglia, un amico. Il porto è una chiesa, una cattedrale, le mura di un paradiso terreno. Angelo diventa il parroco del suo porto. Il vescovo lo costruisce e lo benedice. Lo immaginiamo impavido, emozionato davanti al suo porto. Non in quell'ultima sera, in qualche giorno, in ogni giorno, in qualunque giorno. Il cielo è un miraggio indefinito, il mare è il gioco dei sogni. Angelo passeggiava sul porto, controllava i lavori, il nuovo che nasce, avanza e porterà prosperità, ricchezza, benessere. Il suo spirito vive di cose terrene, di terra, anche se il porto è essenzialmente acqua. Angelo è acqua e terra mischiata e contenuta insieme. Il suo porto è un sogno che si realizza. Lo vede, lo sente, cresce, diventa un porto di mare, di fiumi, di uomini, di donne, di tutti e per tutti. Costruirlo è compito suo. Angelo ricorda il porto vecchio, lui con il suo padre e con i suoi fratelli, il porto che li accoglieva dopo notti di pesca, il porto amico e fratello tra fratelli. Poteva passare, poteva lui, Angelo, accontentarsi dei ricordi e dimenticare il futuro? Perdere la conoscenza, fermarsi a riflettere, non decidere, ignorare il bene degli altri, di tutti?
Sognava il mondo fermo, bloccato, senza problemi e discussioni? No, non poteva. Certo, il porto nuovo costerà milioni di euro. Il problema grande non è trovarli, ma spenderli bene. Il porto nuovo è una spesa giusta, una responsabilità pesante. Angelo affronta il problema, senza paura, con decisione. La sua etica è automatica, il suo onore è automatico, come il suo vestito da pescatore. Veste da pescatore e costruisce un porto. Beve un caffè con gli amici e costruisce un porto. Si addormenta davanti alla TV e costruisce un porto. Legge l'Odissea e costruisce un porto. Ulisse può tornare senza avere mai lasciato il paese, l'isola, Acciaroli, Itaca. Angelo è testardaggine, durezza. Angelo decide, incide. Angelo è il porto che nasce e cresce. Le barche che aumentano, la fila di negozio che illuminerà verso sera. Angelo passeggia sul porto e controlla. Deve esserci precisione in cosa che si sta facendo. Sa che quel luogo è come una chiesa, una casa, un faro. La luce che splende di notte e indica la via, la certezza del ritorno, l'unica certezza in mare aperto. Il porto è il riparo perché è il pericolo. Angelo conosce quel pericolo, l'ha vissuto, l'ha passato, ma non superato, non scordato. Il mare, anche se lo ami, ha i suoi pericoli, i suoi agguati. Puoi morire il mare. Muori lottando, muori da uomo pregando, se vuoi o bestemmiando. Muori per i rischi della vita che hai scelto di vivere, per il lavoro che hai voluto, perché così doveva essere. Non è un agguato quello che del mare, è la natura con le sue leggi. In fondo è la vita del mare che si prende la vita di un uomo, qualcosa di naturale nell'incessante muovere e volgersi delle cose. Poi forse la restituirà in un altro modo, in un altro mondo. Angelo è sopravvissuto al mare, alle sue tempeste. Angelo costruirà il suo porto.